Magnan, Albertazzi, Bianco, Martinez, Barbetti, Raggio, Garibaldi, Della Penna a centrocampo, Zigoni, Mendicino, la coppia d'attacco, allenatore Francesco Rocca, in panchina con lui Gabrielli, Erba, Marchetti, Casarini, Eramo, Martina, Rini, Fischnaller, arbitro dell'incontro Nicolai, un cross in area di rigore, un'uscita un po' avventata, poi il tentativo di tiro, palla che resta lì del fuorigioco, giocando in linea abbastanza. Tanto Kayan ancora. L'Italia ha vinto in amichevole, parliamo della nazionale maggiore contro la Danimarca per 1-0. La sua posizione in possesso di palla addirittura va praticamente quasi a fare la seconda punta. Tackle di Barbetti, tutto regolare dice l'arbitro, c'è un giocatore della Svizzera a terra, Barbetti a terra, rivediamo Barbetti in terra. Barbetti Della Penna. L'esterno destro proprio per Barbetti in verticale per Eusebi, Lloyd Wheeler, ennesima uscita dell'estremo difensore svizzero. Bravissimo Barbetti, e questo difensore, questo portiere gioca praticamente da Barbetti su Schnauli. Va a rincorrere tutti praticamente Barbetti dal momento del suo ingresso in campo, si è reso protagonista di un paio di tackle abbastanza decisi con la rabbia dei giocatori svizzeri che nel primo tempo non si erano trovati di fronte a giocatori italiani così determinati. Sì, ma questo Barbetti oltretutto ha tanta quantità però anche qualità, la sua apertura nella giocata di prima è stato bravo, appunto Lloyd Wheeler che è stato bravo a uscire, però il nostro centrocampo è migliorato molto, e poi quella la cosa più importante che il nostro centrocampo nel primo tempo ha quasi sempre subito. Adesso invece sono loro che si propongono, praticamente giocano sempre nella metà campo avversario. Il rilancio in direzione di Mendicino, l'anticipo di testa di Ritter, poi Grippo, ancora Barbetti in mezzo a due avversari, l'apertura da quest'altra parte, poi colpito duro Barbetti da Djuric, l'arbitro ha fermato subito l'azione, cartellino giallo per Djuric, ma c'è anche Grippo a terra. Bravissimo questo Barbetti, è andato in anticipo, poi ha le idee chiare quando è in possesso di palla, vedi che dalla palla qui veramente il fallo è da qui ammunizione. Brutto il fallo è di Djuric, qualcosa anche di più da ammonizione. Intanto l'arbitro va a controllare le campo, parità numerica ristabilita, proprio Grippo in anticipo sul nostro giocatore, poi Barbetti gira in profondità, Mendicino, Lloyd Wheeler che già è stata quasi un monologo degli azzurrini di Francesco Rocca, che qui provano a recuperare con Albertazzi, forse disturbato, ancora Barbetti al recupero. Barbetti è veramente bravo negli interventi, falli. Qui è spinto da dietro Barbetti, su di lui il fallo di Perrier. Non ha un grande fisico questo Barbetti, ma c'è sempre, un giocatore molto importante nella fase di interdizione. Con il metà campo, Ciofani di testa, Barbetti, vince il tackle, poi va in dribbling, Negro, Barbetti ancora, è entrato in punta di piedi questo ragazzo in formazione, non è più uscito. Evidentemente per meriti acquisiti sul campo. Palla indietro per Ricone. Sì, vedete Barbetti fuori. Bella azione di Mignogna al sesto. Negro va in dribbling, perde palla. Barbetti lo attacca Balzano. Barbetti. L'apertura sulla destra per Mignogna, lo stop. Sì. Barbetti ancora, di prima, Mignogna, buono lo stop di prima, che poi diventa un passaggio in direzione di Mignogna. Barbetti cerca di guadagnare la linea di fondo, non è facile, ci riesce comunque, poi Mignogna, pallonetto, Ferri di testa, allontana, Barbetti, insiste il Celano, prova il tiro Barbetti e la Fuenti alza in calcio d'angolo, va il tiro, Barbetti, ancora Ciofani. Barbetti, chiede, Giunchi, Barbetti che ha lavorato un gran numero di palloni e non sa arrendere anche in questa circostanza, vedete, va addirittura a dettare il passaggio, è stanco, ha percorso tantissimi metri il numero 4 del Celano, la Ciofani, soddisfazione abbastanza platonica visto e considerato il risultato che dà torto. La mancata chiusura di Gubinelli su Villa libera la battuta di Granaiola. Merletti può solo toccare e vedere il pallone che rotola in fondo al sacco. Ce l'ha. Dubbio, poche emozioni.
Intanto il Gubbio è sempre gli ospiti con il forte centravanti Marasco che sul filo del fuorigioco controlla di destro e batte Tusini. Il Celano cala il tris. Franchi raccoglie un traversone proveniente dalla destra, entra in area e con questo rasoterra batte per la terza volta il Tatriesimo su azione di contropiede. Il Celano potrebbe chiudere il discorso, ma Barbetti alza troppo la mira dall'interno. Infine il Celano che resuscita Bellaria dopo...